E abbiamo la possibilità adesso, Matteo, di interagire, interloquire con un campione olimpico, quindi non è cosa da tutti i giorni, perché parliamo di tiro con l'arco, ha vinto le Olimpiadi nel 2004 e parliamo di Marco Galeazzo. Ciao Marco, ben trovato. Salve. Allora Marco, tu stai partecipando in questo momento agli europei che si stanno svolgendo a Torino, quindi io partirei dalla domanda di attualità: come stanno andando questi europei? Beh, nella categoria individuale io sono passato a fare i quarti, cioè semifinali e finali. Nella gara a squadra è andata un po' male, abbiamo perso il primo turno per un punto purtroppo. Quindi comunque a livello individuale per adesso risultati ottimi. Io volevo intanto partire con te dalla tua carriera, come è iniziata, come ti sei avvicinato al tiro con l'arco e in che modo? Beh, ho cominciato a tirare a 13 anni, mi hanno regalato un arco scuola e da lì è cominciato tutto. Ho cominciato a cercare una società vicino a dove abitavo, ho fatto il corso per i principianti e da lì mi è piaciuto e ho cominciato. Che tipo di requisiti fisici deve avere un bravo tiratore con l'arco? Ma io in genere un archiere è una persona comune, diciamo. Secondo me un archiere deve essere tranquillo, calmo, non deve essere, insomma, non tanto impulsivo. Ecco, cosa pensi quando guardi il bersaglio, tiri l'arco e pensi al vento? Che cosa ti viene in mente? Come ti concentri? Ma se un archiere comincia a pensare ai punteggi, all'avversario, non va molto avanti. E si cerca sempre di pensare a come tirare la freccia. Ecco, ma tu, io ho letto in delle interviste che il tiro con l'arco è uno sport che ti si confà anche perché sei una persona tranquilla, è uno sport tranquillo. Però, insomma, ci sono dei momenti magari in cui la tensione può salire, è un tiro importante, insomma, lì è tranquillo, sì, diventa tranquillo fino a un certo punto, come dire. Sì, beh, uno dei vantaggi è anche magari che si riesce anche a nascondere l'agitazione. Magari certo. Per l'avversario uno sembra tranquillo, magari sotto non lo è. Quindi l'aspetto mentale conta tantissimo anche nei confronti dell'avversario, come dire. Sì, certo. Ti aspettavi il tuo exploit ad Atene con quella fantastica medaglia d'oro? Ma io ad Atene, essendo la mia prima Olimpiadi, pensavo solo a fare la mia gara. È arrivata la medaglia e io sono molto contento. Ecco, cosa consiglieresti invece ai giovani che magari sono ancora indecisi su che sport fare per avvicinarsi all'arco? Come una specie di spot promozionale per quanto riguarda il tiro con l'arco? Ma se una persona è incuriosita nel tiro con l'arco, di contattare una società vicino a dove abita, di provare e se piace di continuare. Alla fine bisogna provare un po' tutto, se non si prova non si sa com'è. Ricordiamo che siamo in collegamento con Marco Galeazzo, che è il campione olimpico in carica per quanto riguarda il tiro con l'arco. Io volevo chiederti, perché ovviamente per una persona non esperta e guarda una gara può sembrare uno sport tra virgolette non muscolare, invece ci sono determinati muscoli che sono fondamentali. Quanto vi allenate e su quali esercizi fate in particolare per allenare i muscoli per il tiro con l'arco? Beh, nel tiro con l'arco si usa principalmente la schiena, anche se non sembra. E principalmente l'allenamento consiste nel tirare tante frecce al giorno, tante ore, e poi anche esercizio fisico, corsa e un po' di palestra. Tu sei una persona molto tranquilla, comunque l'hai dichiarato più e più volte. È cambiata la tua vita dopo l'oro conquistato alle Olimpiadi? Beh, mi ha aiutato molto ad essere un po' meno timido, quello sicuramente. Poi anche all'inizio, quando avevo vinto, faticavo anche nell'allenarmi perché non riuscivo a trovare il tempo per farlo. Certo, immaginiamo. E soprattutto gli sportivi famosi finiscono sempre sui rotocalchi, naturalmente non è il tuo caso, comunque anche il caso di altri sportivi che praticano questi sport cosiddetti minori. Com'è cambiato invece il tuo successo con le donne dopo la vittoria alle Olimpiadi e comunque questa fama che ti è derivata da Atene? Io, con la scusa che sono sempre occupato con il tiro con l'arco, sono a casa poco, meno di una settimana al mese. Ah. E quindi esco anche poco, quindi è un po' difficile pescare. Beh, però insomma, comunque finché un professionista da questo punto di vista mi sembra che i risultati arrivano, quindi mi sembra che tu abbia ragione in tutto e per tutto. Senti, ma io penso che comunque la tua testa, ovviamente sei concentratissimo sugli europei, ma insomma ogni tanto il pensiero a Pechino penso che verrà in mente, no? Sì, sì. Sei carico, insomma, anche perché
devi difendere il titolo, che insomma è una cosa importante. Cercheremo. Bene Marco, io ti ringrazio per questo collegamento a Scelto lo Sport, ti faccio in bocca al lupo intanto per questi europei, visto che sei ancora in gara in semifinale, e insomma ci sentiremo presto per vedere un po' come sono andati gli incontri. Va bene, ti ringrazio, ciao Marco. Grazie.